Diversi cinghiali hanno fatto irruzione in una scuola di infanzia a Bussi. Uno di loro è riuscito ad entrare sfondando il vetro della porta d'ingresso mentre i bambini erano all'interno. Paura e panico tra gli insegnanti. Lievemente ferita a un fianco una docente dopo aver urtato un armadio. Il cuoco della scuola, per prima cosa insieme alla maestra, ha fatto uscire rapidamente i bambini dall'aula. Nessuno di loro fortunatamente è rimasto ferito, nonostante la fuga precipitosa. Il cinghiale, visibilmente spaventato, continuava a girare travolgendo banchi e sedie, poi è stato fatto uscire da una porta di sicurezza, attraverso la quale l'animale è riuscito a tornare all'aperto, allontanandosi dalla scuola insieme agli altri cinghiali. Questa mattina, diciamo circa una trentina di cinghiali, sono passati dalla parte di sotto dell'asilo, hanno rotto, c'era una rete metallica, poi sono passati dentro l'asilo e hanno attraversato l'asilo. Sono rientrati qua e proprio qui davanti, dove c'è quella cancellata, uno di quelli è rimasto là prigioniero. E allora correva davanti e indietro e i bimbi dentro l'asilo piangevano, urlavano. Le maestre non sapevano cosa fare. Poi è uscito un signore che è il cuoco. E l'ha spinto fuori, è uscito e ha seguito la mandria, che c'erano la mamma, i papà e i figli, ma erano una trentina, ma hanno fatto veramente paura a tutti noi qui. Poi sono venute tutte le mamme a riprendere i bambini, perché c'è qualche bambino che si è sentito male, è venuta un'autoambulanza, i carabinieri. C'è stata un'azione molto efficace da parte del personale, in particolare del cuoco, che con questa sedia di plastica ha praticamente tirato in disparte questo cinghiale, consentendo alla maestra con i bambini e il personale ATA di evacuare e quindi portare i bambini che si erano messi al di sotto dei tavolini, come noi procediamo normalmente in caso di evacuazione, quindi prima sotto i tavoli e poi al comando della maestra tutti fuori. È andata bene, come si dice, ma poteva succedere altro. Purtroppo il problema dei cinghiali è il problema che ha Bussi, che ha Popoli, che ha Pescara, che ha Roma, che ha Torino, ormai è un problema diffuso. Per cui il primo problema da porsi è come far fronte a questa invasione di cinghiali. Ormai entrano da tutte le parti, rompono le reti e poi succede un caso come questo. Il cinghiale, pensando che quello era un passaggio vuoto perché c'era il vetro, è andato a sbattere al vetro, ha abbattuto il vetro, ha abbattuto un pannello e l'armadietto che c'era appoggiato. Ripeto, per fortuna che non è successo niente di grave, noi immediatamente abbiamo fatto un'ordinanza di chiusura e abbiamo dato subito inizio ai lavori, come può vedere, per rafforzare la recinzione attorno all'asilo. Ha letteralmente divelto sia la recinzione esterna e poi ha rotto un vetro doppio, perché era tutto chiuso, tutto totalmente chiuso, ha rotto il vetro della porta che era chiusa, ben chiusa, e ha fatto eruzione internamente entrando proprio dove erano i bambini. I bambini ovviamente, le maestre si sono trovate di fronte a una situazione completamente nuova e imprevista, nonché abbastanza imprevedibile. Si inquadra questo spazio che è stato letteralmente divelto dal cinghiale nel tentativo di uscire, di scappare, e devo dire è stato anche determinante il ruolo sia del personale ATA e anche del cuoco, che in quel momento è uscito appunto dai locali cucina e con una sedia, brandendo una sedia, ha isolato questo cinghiale e via via la maestra con le due maestre, anzi con il personale ATA, hanno velocemente evacuato i bambini dalla stanza e li hanno isolati in una stanza in sicurezza e poi chiaramente fortunosamente insomma questo cuoco è riuscito ad aprire una porta e far evacuare questo cinghiale facendolo uscire proprio da quel cancello lì e poi è andato verso l'esterno.